Eccoci qua, guardate che bella ripresa, che bei premi. Sono i premi, amici telespettatori, che questa sera verranno appunto consegnati nella nostra puntata finale, la finalissima, di calcio e non solo. Il campionato ormai è finito, certo, è finito il campionato, però noi abbiamo lasciato qualcosa in sospeso. Ricordate le ragazze copertina? Ricordate che ci siamo inventati questo concorso particolare, non solo per catturare la vostra attenzione, siamo stati furbi, perché attraverso appunto il fascino femminile, beh, insomma, sapete benissimo che c'è maggior audience. Comunque, scherzi a parte, abbinata alla trasmissione calcio e non solo, c'era il concorso di ragazza copertina. Ogni mese noi abbiamo proclamato, dal mese di febbraio, la ragazza copertina, vale a dire ogni puntata. Scusate, ma se mi ripeto, perché ci sono ospiti che sono appena arrivati, non sanno nemmeno, ecco, sono appena arrivati, non sanno nemmeno quello che noi andiamo a fare. È incredibile davvero. No, sanno perfettamente, hanno guardato tutte le nostre trasmissioni, sì. Allora, dicevo, in ogni puntata noi abbiamo presentato una ragazza copertina. Allora, poi per la fine di ogni mese, beh, insomma, il pubblico votava la ragazza del mese, e quindi abbiamo tutte le ragazze del mese di febbraio, marzo, aprile, maggio, e poi più le ragazze ripescate, quelle che poi hanno vinto altre fasce. Alla fine di questa nostra puntata eleggeremo, facendo indossare appunto alla vincitrice questa splendida, bellissima corona, ebbene, noi eleggeremo la ragazza copertina di Calcio e non solo 2021! Ah, c'è l'applauso! Il primo applauso è partito da un imitatore, lui che ha imitato l'applauso di grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Ve lo presenterò tra qualche istante, sì, perché gli imitatori sanno imitare anche benissimo gli applausi. Tra poco ve lo presenterò meglio. Mamma mia, quanto sei bella. No, stavo parlando appunto con la corona, veramente molto bella. Allora vado a mettere, la telecamera mi segue, vado a metterla qui al suo posto. Poi tanti altri premi, la busta, chiaramente non ci sono ancora i risultati, ma ci saranno tra non molto. Allora, sapete benissimo che quando c'è un concorso di bellezza, ma qui anche un concorso di simpatia, attenzione, forse anche un po' di talento, questo sto dando le indicazioni alla giuria, c'è anche un uomo mascherato oggi. Aspetta, vabbè, la possiamo anche togliere, non c'è problema. No, nel senso che c'è, tra poco lo vedete, lui è un uomo mascherato, lui senza mascherina, ma ha ragione, perché siamo in luogo chiuso, anche se poi c'è un po' di distanziamento. Se allarghiamo l'immagine, noi andiamo finalmente a presentare i nostri ospiti! L'applauso! Allora, anzi, io direi una cosa. Cominciate a sciosciolearvi, non lo so, fate... Auguri, Paolo. Auguri. Auguri per il tuo onomastico. Stiamo registrando oggi che... Scusate, mi sono all'improvviso bloccato. Oggi che San Paolo, auguri. Ma io non sono un santo. Sì, ma auguri perché santo. Porti il nome di un grande santo. Sì, vi ringrazio degli auguri e non offro niente. Perché siamo in troppi, siamo in troppi. Invece siamo noi ad offrirvi qualcosa di molto particolare. Signori, la nostra sigla, c'è la nostra linda, bellissima e bravissima che ci offre la sigla iniziale della nostra trasmissione. Amici carissimi, è la finale di Ragazza Copertina 2021 per Calcio e non solo. Vai con... Dove vado? Ci siamo! Vai con la sigla. Ecco, questa è la sigla che ascoltiamo. Bellissima. Ok, la possiamo togliere, grazie mille. Benissimo, allora... Avete sentito? Questa è la sigla che porterà qui le ragazze. Noi invece andiamo con la sigla video, quella di Linda. Vediamo insieme. Watching me from a window, scary times running my life. I've promised you to leave, I have promised you to love. Crossing your eyes in a summer night, to your life, we promise to be safe, we've promised to be brave. I promise to let myself ever change, never ending London skips in my eyes, stranger perfumes over my skin, broken shoes on my feet. Dear, say
promise you to love. Today someone else will make me dream for a while. Promise I'll be yours for all of my life. If someone else makes me dream for a while. Che brava la nostra Linda. Allora, avremo modo di ascoltare Linda ancora meglio tra non molto, perché c'è un live che abbiamo già registrato nel nostro studio. Sapete benissimo, siamo ancora più o meno, anche se in zona bianca, siamo ancora in emergenza sanitaria, il Covid non l'abbiamo ancora distrutto. Allora, abbiamo dovuto registrare tutto come un gruppo musicale che tra poco vi presenterò. I Panama, ci sono anche loro, abbiamo registrato pochi stati fa. Lui è un affezionato ascoltatore dei Panama. Diamo il microfono, altrimenti non lo riusciamo a sentire. Un fan sfegatato di Panama. Guarda, è una cosa incredibile, ma sono davvero bravi. E infatti sono poi avremo modo di vederli tra qualche istante. Bene, allora io adesso vado a presentare finalmente i nostri ospiti. Chiaramente sono tutti giurati che non potevano mancare questo grande appuntamento. Le ragazze sono già pronte, le vedo già lì in fondo con l'abito di Tecchiero Muccio, con le loro fasce. Le conosceremo meglio tra non molto. La giuria dovrà votare appunto queste ragazze. Tra poco vi dirò appunto la composizione appunto della giuria. Vado a presentare il presidente di giuria, scusate se diventerà rosso, non lo so, ma no, non sta. Ah, è lui presidente di giuria, avete scambiato? No, assolutamente. No, vi scambiate il ruolo, è lui, perché lo stiamo dicendo da. Quindi ragazzi, alla fine ve la prendete con lui, va bene? Eccolo qua, giornalista. Maurizio Stabile, attenzione amici e spettatori, perché c'è un colpo di scena. È la notizia di qualche ora fa. Ebbene, lui si occuperà, ovviamente il calcio femminile, ma non è ancora ufficiale, però molto, gli diamo il microfono, molto probabilmente, beh, insomma, lui diventerà, insomma, l'addetto stampa della squadra della Sampdoria. Vedremo. Per quanto concerne il calcio femminile. Sapete che c'è un campionato di Serie A, la Sampdoria sì, milita sì. Nel campionato di Serie A, esatto. Quindi? Quindi sì, ci sono stati dei contatti, staremo a vedere come andrà, come proseguirà la situazione. Che poi ricordiamo che il presidente della, appunto, della federazione femminile è la Mantovani, la figlia del grande Mantovani, presidente della Sampdoria. Sampdoria vinse uno scudetto, ricordate sicuramente, Viali, Mancini, Gullit, mio cugino Lombardo, insomma tutti questi calciatori che portarono, ecco, lo scudetto a Genova. Lui è componente della giuria, l'avete visto più volte, o meglio, in tutte le puntate della nostra trasmissione, e l'editore, siamo suoi ospiti e non poteva mancare, eccolo qua. Quindi particolarmente sudato, la bella maglietta azzurra, perché l'Italia, facciamo un applauso all'Italia che adesso si appresta ad affrontare i quarti di finale. Sì, penso di sì, penso che l'audio non funziona? No, bisogna accendere il microfono magari, è acceso? Abbiamo un problema, ecco qua. No, il microfono, perché poi a un momento alto si stacca. Vabbè, comunque benvenuti a tutti, stasera questa puntata doveva essere svolta in un altro luogo, anzi noi abbiamo fatto un sopralluogo. È stata una finale un po' tormentata, no, allora, non nascondiamo, tormentata no, molto. Io volevo anche fare un ringraziamento, perché abbiamo fatto un sopralluogo, dovevamo fare questa finale,
presso lo stabilimento balneare della famiglia Luise, anzi ne approfitto per ringraziare e per salutare Antonio che si era prestato per questa operazione. Purtroppo sono subentrati altri problemi e non si è potuta realizzare. Quindi io ringrazio sia Antonio, sia i suoi ospiti e tutto quello che è stato fatto per calcio non solo, perché è venuta su una bella trasmissione, ma poi io credo che il vero Giorgio, il vero attaccante, rimane Erenio. Grazie. Io, e poi lo dirò tra qualche istante, ho preso un accordo con le ragazze, la finale l'avremmo fatta, mai avremmo immaginato di ritornare qui, abbiamo iniziato qui ragazze e finiamo qui, però io l'impegno con le ragazze l'avevo preso, quindi mi sono assunto ogni responsabilità e sono qui con me, proprio perché voglio vivere con loro l'ultimo traguardo, ecco, prima ovviamente la chiusura di questo ciclo. Un mio carissimo amico, io sono felice quando Pino Attanasio, anzi che salutiamo, facciamo un applauso, è il nostro fotoreporter. Grande reporter. Pino. Grazie per le foto, per tutto quello che hai fatto nel corso delle nostre trasmissioni, tutte le puntate, anche se qualche volta sei stato a Milano, però ci hai seguito anche da lì, grazie per tutto quello che hai fatto, poi ti ringrazieremo meglio tra non molto. Un grande amico, io non so quanti complimenti, non posso fare a meno di fare i complimenti, ogni volta mi manda anche dei messaggi video e io lo riempio proprio di complimenti perché è un grande professionista, ma soprattutto quello che io voglio dire è umile, una persona molto umile e semplice, questa è la cosa più importante che io voglio sottolineare. Massimiliano Cimino, un applauso. Prima di tutto buonasera a tutti, grazie per avermi invitato. A me piacciono molto queste cose perché davvero c'è adrenalina, c'è adrenalina e quindi le donne che alle persone, le miss sicuramente stanno fremendo per potersi esibire. Io volevo fare solo un in bocca al lupo a mio modo alle ragazze, fare pensare che un grande potesse essere qui e dire scusate, c'è la cosa che voglio dire, no? Cioè, va bene partecipare, ma uno ha da vincere proprio, cioè, non sto scherzando, l'importante è che c'è divertimento, che tutti quanti siamo bene. Perché l'unica cosa, quando trasano, sono belle, ci danno ancora più calore, e su fatto ci fa piacere, perché si sta fresco. Aumenta la pressione. Aumenta. Erenio, grande davvero. Grazie. Sei sempre troppo buono. Grazie per essere venuto e grazie a Pino Attanasio. Allora, aumenta la temperatura perché le ragazze stanno per arrivare, però dobbiamo presentare anche gli altri giurati che sono proprio qui alla mia destra. Io ho un inviato speciale, l'inviato alla mia destra, che è qui, non so se è di destra o di sinistra, non lo so comunque, ma penso che sia più di destra. Non lo so, vabbè, insomma, sto scherzando Paolo. Allora, a te l'onore e il piacere di presentare, abbiamo anche una donna in giuria. Oh, che bello, faccio piacere vedere anche la donna. Prego. Infatti è utile la presenza femminile perché è più, giudica meglio degli uomini, perché gli uomini sono un po' più superficiali, guardano altre cose, invece le donne sono più profonde e guardano nei dettagli, cose che non facciamo noi. Però allora la presentiamo, la signora che è Patrizia Ariosto. Poi c'è Davide, che molti telespettatori conoscono perché è stato sempre al nostro fianco con la trasmissione. Ma non poteva essere diversamente, perché oggi festeggiamo San Paolo e abbiamo anche un Pietro. Pietro? Dov'è Pietro? È lui, perché Pietro ha le chiavi del paradiso. Guarda dove sono andate a finire le chiavi. Lui... Ecco, quindi guarda, manca a fare la posta, Pietro e Paolo, perché le chiavi ce l'ha Pietro, scusate. Sì, allora ci dividiamo i compiti. E quindi, poi? E poi... Si presenta da solo. Mi presento da solo. Anzi, no. Aveva detto che mi presentava lui. È un grande artista che sta per presentarti, un grande artista. No, io volevo fare così. Beh, signori e signori, buonasera da Corrado. Devo dire che stasera non parliamo di dilettanti, ma di grandi professionisti. E a tale proposito, il grande artista, cantante e non solo, Gennaro Sacco. Ma grazie. Bravo, sono felicissimo di essere qui, grazie. Io mi commuove questa cosa, perché io ho iniziato la carriera vicino, avevo 18-19 anni con Corrado. E mi ricordo che eri bravo, complimenti. Una finalissima di un cantagiro. E allora ragazze ci siamo, però permettetemi di salutare Maurizio Esposito, facciamo un applauso a Maurizio di Tecchiero Mucho, che tra poco vedremo, anzi viene già adesso, eccolo qui, appena arrivato dai Caraibi, non lo so, dalle Maldive, eccolo. Allora, gli diamo un microfono, gli diamo questo. Allora, Maurizio, ciao, ci apprestiamo finalmente, dopo insomma, un momento tormentato, possiamo dire, perché insomma, ne abbiamo visti tutti i colori in questo periodo, ci apprestiamo a vivere il gran finale, finalmente, ce l'abbiamo fatto. Ci siamo e ce lo dobbiamo godere tutto quanto. Quindi aspettiamo le ragazze. Che sfileranno anche in costume, se non sbaglio, sì, giusto? Quindi anche in costume da bagno, sì. Va bene? Ok?
Ok, allora noi ci vediamo dopo. A dopo. Ok, grazie. No, andiamo da questa parte qui. Allora, piccola raccomandazione alla giuria. Allora, giuria, fate bene attenzione. Il voto va da 5 a 10. Quindi c'è anche amici tecnici che sono giovani, che sono lì, anche loro voteranno, perché abbiamo bisogno anche del voto dei giovani che sono lì. Poi, chiaramente esperti, il nostro regista Giuseppe Valente voterà anche lui. Giuseppe, il nostro cameraman, voterà anche lui. Pino Attanasio voterà anche lui, grande esperto, professionista nell'ambito della fotografia. Maurizio Esposito, nel campo dell'abbigliamento, uno stilista, voterà anche lui. Poi abbiamo un imitatore, abbiamo l'editore, abbiamo un giornalista, cantanti, una signora, una mamma che insomma darà anche il suo contributo e il suo aiuto. Regno, però scusami, posso dire, mi ha chiamato chi? Il custode giù, ha detto può votare anche lui? No, lui purtroppo che deve guardare le macchine, se non guarda le macchine poi dopo come facciamo? Spariscono le macchine, assolutamente no, assolutamente no. Comunque, ragazze, ci siamo finalmente, perdonate. E un ultimo grande applauso al mio grande amico Pasquale Capasso, da Miss Blumare. Pasquale Capasso, vieni qua, un minuto soltanto, vieni qua, lo voglio salutare, sennò dopo alla fine qui mi mettono fretta e poi dopo non lo presento. Eccolo qua. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Pasquale. Miss Blumare, a ragazza copertina. Sì, ma tu lo sai, a me, io adoro stare dietro le quinte, soprattutto quando in scena c'è un grande maestro come te. Figurati, assolutamente. Siamo colleghi, ma sulla carta, perché lui è veramente un grande maestro. Io lo vengo a spiare, sì, cerco di apprendere molto. Sono io che spio te. Oggi sto impegnato con le ragazze, cerco di coordinarle. Come le coordini tu, le coordina nessuno. Io ti ho guardato con attenzione. Ho visto anche ad Aversa ultimamente, le tratta proprio come delle principesse, proprio complimenti, grazie. Posso portare via il microfono? Sì. Ok, va bene. In che senso? Perché usciranno sul microfono, esatto, hai ragione. A dopo. Vedete, guarda, si vede la grande professionalità, appunto il nostro... Peccato, Regno, scusa, io ti interrompo ogni tanto. No, perché, no, è perché se c'erano i Panama che facevano musica live, sicuramente avremmo fatto una bella sigletta per Pasquale Capasso, no? Capasso, spasso sotto sul balcone, aglione, vedi, noi che facciamo bello gli interventi, facciamo interventi musicali. Mamma mia, io sono felice di avere qui con me questi grandi artisti, vedete, ci stiamo divertendo un sacco. E perché stanno per arrivare loro. Allora adesso sì che c'è quella musichetta, sì. Allora adesso le facciamo entrare tutte insieme, ok? Le facciamo vedere tutte insieme e poi dopo una alla volta le chiamerò, va bene? Perché questa è una musichetta tutta per loro. Signori, arrivano finalmente le nostre e le vostre concorrenti! Vola in aria, senti il profumo, senti che le c'è. Bella, bella questa musichetta, il pallone lo conoscete benissimo, perché il pallone che vi ha dato l'opportunità, è vero, ragazze, di poter fare dei colpi di testa, eh? Ne avete avuti colpi di testa in questo periodo, eh? Quanti amori svaniti nel nulla, quante delusioni, che poi rappresentano dei colpi di testa. Allora, benvenute ragazze, guardatele con attenzione, perché io mi sposto, tra di loro c'è la ragazza che questa sera conquisterà per la prima volta, appunto, nella storia del nostro concorso, conquisterà non solo il titolo, ma questa corona. Ragazzi, ve la passate? Eh? Dove si fermerà alla fine della nostra puntata questa corona? Guardate come sono belle. Ancora più belle con questa corona. Guardate. Allora, ognuna di loro, come potete vedere, ha vinto una fascia. È la fascia
che contraddistingue chiaramente il fascino. E si è fermata a te, chi lo sa se... No, non puoi... No, non puoi... No, non ti... Voleva indossarla anche il nostro Massimiliano Cimino. Allora ragazze, tra poco vi presenterò una per volta. Allora, la giuria dovrà votare in modo simpatico, perché è un gioco questo, attenzione, è un gioco, dovrà votare il vostro fascino, magari anche un po' di portamento, la vostra simpatia, il vostro sorriso, sorridete, e talento, non lo so, magari pure un po' di talento, staremo a vedere, ok? Allora, adesso vi presenterò una per volta, potete uscire, uscite, poi una per volta andiamo a presentare le ragazze alla giuria. Ora la giuria però li sta vedendo da dietro, però faremo in modo di che insomma potrà vedere le ragazze meglio da vicino, anche se girate verso la telecamera. Allora io direi di iniziare immediatamente con la numero uno, eccola qui. Sì. Fai una passerella davanti alla giuria, sorridi. Questa è la concorrente numero uno che va ora a presentarsi. Si presenta, possiamo sfumare con la musica? Grazie, prego. Piacere, sono Martina Bozza, ho 24 anni e sono di Terzigno. Sono laureata alla triennale del Dipartimento di Medicina Veterinaria e, come si può sentire da quello che ho studiato, il mio sogno è diventare veterinaria. Infatti continuo gli studi, sono al primo anno di magistrale. Il mio hobby più grande è sfilare, perché mi rende libera e spensierata da, diciamo, sarebbe anche un parolone dire problemi della vita, però quei piccoli problemi, va, diciamo così. Che bella cipolluccia che hai fatto. È un nido. Mettiti un po' da questa parte così ti vedono anche meglio i nostri amici della giuria, così hanno modo di scoprire meglio, ecco, il tuo fascino. C'è qualcos'altro da scoprire in te che non conosciamo magari? Amo cucinare. Ama cucinare. E il tuo piatto? Ah, vabbè, detto da te. Ah! Quindi che cosa in modo? Tutto, mi piace. In particolare i piatti gourmet, perché mi piace molto anche l'impiattamento, sì. Tutte queste cose qui. Però sono brava anche a fare i dolci, sono proprio la cucina in generale, quindi... Senti, mi permetto di salutare anche la mamma che ti accompagna dappertutto, una mamma straordinaria, che noi tutti vogliamo bene, chiaramente, dopo tutto quello che avete passato, eccetera. Come si chiama la mamma? Antonella. Okay. Noi possiamo fare delle domande, noi, Erenio? Sì, possiamo... veloci però. Veloci. Così, aspetta veloci, che si è velocemente. Commossa un po' anche io, perché stavamo ricordando un periodo un po' difficile della loro vita. Ho sentito la sua prossima professione, penso veterinaria, no? Sì. E quindi cucinare gli animali conviene? No, sono animalista, quindi. È appunto per questo la domanda era. È una domanda, allora, pertinente. Sì, allora io se fosse per me sarei vegetariana, però fa parte del ciclo della vita e quindi purtroppo abbiamo bisogno anche di quei valori là. Però sono un po' contro, la verità. Perché no, no, ma proprio contro, perché non è che uno fa veterinario e dice vabbè, sta murendo, mangia mangil. Una domanda semplice col microfono, però dobbiamo farlo. Fallo con... La cosa più importante della tua vita? Mia mamma. Che bello, che bello. E papà. Papà che ci sta vedendo, ok? Bello, vai, funziona. Grazie. Bene, allora, andiamo avanti. Dai che papà ti è vicino. Andiamo avanti perché arriva la concorrente numero 2. Eccola qua. Presentati. Teniamola come sottofondo la musica, proprio lieve, 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 ok. Buonasera a tutti, sono Michelle Saraciotola, ho 22 anni e vengo da Napoli. Attualmente nella vita lavoro con i bambini, infatti il mio sogno è proprio lavorare con i bambini.
e mi reputo una ragazza abbastanza stronza, ma anche dolce. Non ho capito, mi scusi. Non ho capito bene? Avete detto qualcosa? Non ho capito, cioè... Sono che... molto sincera nella vita. Sì. Vabbè, inutile ripetere, continua, sì. Sono anche una ragazza molto ambiziosa, nella vita ho fatto tanti lavori, ho provato tante cose, ho scelto di lavorare con i bambini perché sono anime innocenti e penso che il mondo debba un po' imparare da loro. Allora, c'è già... diamo il microfono a lui che sta per dire qualcosa. O meglio, no, chiaramente ci è spiazzato tutto questo fatto di essere un po' stronza, che vuol dire? Ah, vabbè, era anche un po' ironico, però mi reputo, diciamo, stronza in alcune occasioni per delle esperienze che ho vissuto. Stronza non in modo cattivo, nel senso in modo forte. Ormai cioè, so affrontare parecchie cose che possono capitare. Questo intendevo. Brava, brava. C'è un'altra domanda a questa parte. Per me è l'altra, diciamo, l'altra parola, visto che già detto poi che non mi interessa, quella parola lì non mi interessa tanto. Dolce, perché? Dolce perché comunque sono molto altruista. Bravo. Poi comunque lavoro con i bambini, devo essere per forza dolce. Esatto. E comunque no, poi sono una ragazza molto di valori e sentimentale, questo sì. Benissimo, bravissimo. Bene, allora, va bene così, possiamo spedirla dall'altra parte e sono okay. Contento di rivederti. Anche io a te. Perché tantissimo. Lei è stata recuperata, ma ispira grande dolcezza e tenerezza questa ragazza. Mi fa piacere vederla qui, sono contento. Anche io. Grazie. Ciao. Diamo il microfono all'altra ragazza che sta per arrivare. Attenzione che poi questa ragazza, ecco, magari se Capasso, il buon Capasso prende anche gli oggetti di questa ragazza, perché poi tra poco questa ragazza che sto per chiamare, attenzione, fa delle cose particolari. Non è una ragazza che vive nel circo e si esibisce nel circo, assolutamente no. Lei fa ginnastica ritmica e tra qualche istante ci farà vedere qualcosa al limite del possibile, perché in quest'area non so se riuscirà a farcela. Concorrente giuria, concorrente numero, votate alla fine, non adesso, si vota alla fine, ragazzi, si vota alla fine con l'ultimo. Io vi dico, votate, devono fare tutte le uscite, poi avete un'idea, quando avete l'idea globale votate. Allora disegno sempre la sigletta da fare quando dobbiamo fare insieme, votate. Oh, no, né miss, ragazza. Ah, allora, vai con la concorrente numero 3. È finito il brano proprio nel momento in cui lo rimetteranno, non c'è problema. Vieni un po' più avanti. Intanto presentati mentre riascoltiamo il brano come sottofondo. Numero 3, prego. Ciao a tutti, mi chiamo Francesca Via Barbato, vengo da Napoli, ho 18 anni. Quest'anno ho finito la maturità, quindi libera, ma ovviamente voglio continuare a studiare. Sono una ginnasta a livello agonistico di ginnastica ritmica e sono anche un'istruttrice da poco, però comunque ho conseguito tutti i brevetti ed è proprio questo che mi piacerebbe fare nella vita. Non so se qualcuno vuole fare qualche domanda prima di vederla esibire. Prego, prego. Ecco qua. Ma che è una conferenza stampa, ragazzi? Sembra una conferenza stampa. Ma esattamente, nel mondo dello spettacolo, cosa ti piacerebbe fare? Allora, diciamo... Studiando però, eh? Sì, studiando. Ovviamente, per me lo studio al primo posto. Allora, fondamentalmente mi piace questo mondo perché riesco anche io ad essere molto libera, infatti nonostante ci siano un po' di canoni eccetera, comunque secondo me è importante far vedere la propria personalità, quindi magari con un look diverso, anche lo smalto può essere una forma di espressione, quindi fondamentalmente questo mi piace sfilare, mi piace essere simpatica, ironia al primo posto. Brava. E quindi è proprio questo. Sei molto brava, complimenti. Grazie. Oh, sono spigliate. Capasso. Grazie. Le vedo abbastanza... Allora, facciamo entrare gli attrezzi, si chiamano così gli attrezzi. Allora, fate bene attenzione perché questa ragazza che fa i campionati di ginnastica ritmica, però è talmente brava che si adegua anche allo spazio. Insomma, non è quello che tu... Allora, facciamo qualcosa di semplice per... Certamente, vediamo, attenzione. Vai con la musica, vai!
molto semplice. Allora, bene, bene. Brava. Attenzione, le altre cose che abbiamo fatto l'altra volta, per forza, vai con la musica, non è finita. Straordinaria. No, volevo dire brava, l'ho fatto anch'io la settimana scorsa, sono andata all'ospedale 8 giorni. comunque. Io faccio spaccate, rovesciate, però veramente. Beata a te. Beata lei. Francesca Pia brava. Barbato, andiamo avanti. Sì. Alla concorrente il numero lo diamo qui adesso che arriva. Numero 4. Eccolo qui che arriva. Mi chiamo Nunzia Rinaldi, ho 20 anni e vengo da Napoli. Sono diplomata nell'alberghiero e accoglienza. Ho varie passioni tra cui viaggiare, la moda e il cinema. Sono una subacquea e sono un influencer con 750.000 followers. E niente, amo il mondo della moda. Oh, eh sì, perché come abbiamo detto 750.000 follower. Hai capito che sono i follower? Non sono bruscolini, non sono patatine. No, sono... no, io pensavo che era una cosa di film d'horror. No, 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 no. No? No, no. Diamo il microfono a lui perché vuole farti una domanda. Presidente di giuria. Nunzia ha detto che è alberghiero, quindi importanza delle lingue anche. Cosa studi? Sì, infatti sto frequentando anche una scuola di inglese per arrivare al C2 a madrelingua, per diventare madrelingua. 754.000 follower, mi dà qualche follower che mi serve? No, a parte lo scherzo, volevo sapere, secondo te da giovane ragazza, cosa ci vorrebbe per rendere questo mondo migliore? Bella domanda questa. Secondo me, allora, molte volte intendi, cioè nei social o nel mondo della moda? In generale, secondo me bisogna essere sempre se stessi, vedo persone che vogliono fingere di essere altre persone, secondo me è meglio essere sempre se stessi. Benissimo, questo è il suo messaggio da rivolgere chissà a qualcuno che ci sta ascoltando in questo istante, la concorrente numero 4, e ora magicamente passiamo ad una ultima ripescata, perché è venuta meno, e salutiamo una concorrente impegnata per motivi di lavoro, Maria Genga, al suo posto è stata ripescata questa ragazza, Dolce Conci, la numero 5. Passiamo la musica, grazie, prego. Ciao, mi chiamo Conci, vengo da Marcianise, provincia di Caserta, sono una fotomodella, attrice e ballerina di alcuni programmi televisivi. Sono diplomata in liceo artistico, ma ho cambiato strada e sono verso il sogno che ho nel cassetto, è quello del mondo dello spettacolo, di cui sto avendo tantissime soddisfazioni anche sul set cinematografico e per la moda. Allora, vediamo un po' se c'è qualcosa. Ah, c'è, già, eccolo qua, già pronto. No, forse vuole chiederti qualcosa sui tatuaggi, non lo so. No. I tatuaggi ormai sono fuori moda, ormai è passato il periodo, solo che uno non sa come toglierli. Quella adesso è la nuova moda. Volevo sapere perché poi ripescata, perché ripescata significa che già era stata pescata una volta, no? No. scusa. Sì, ha ragione, però c'è questo termine ripescata, nel senso che è stata... bisognerebbe dire pescata, no? Però ripescata perché faceva parte del gruppo delle concorrenti, era già esibita, quindi era già una ragazza che aveva... questo sondaggio andava fatto sui social, di cui capisco, sono molto seguita, ma poi quando faccio qualcosa però io dico che porta bene, perché spesso anche le nazionali, certo, quando vengono ripescate, come si dice, alla fine possono pure vincere. Speriamo. Io sono molto sfigata. Bene, allora va bene così, possiamo andare avanti allora con la prossima concorrente. Lasci il gelato a te, lo mangio.
Quale gelato ti piace? Guarda, fa molto caldo. C'ha una risata questa. Ciao, dopo. Dove vai? Vieni qua. Uè, dove vai? Detto, vieni, devo andare via. Chi ti ha detto di andare via? Ho detto ci vediamo dopo. Ah, scusami. Sto scherzando. Al lato dell'altra giuria. Sì. Volevi fare la domanda? Sì. E se non gli dai il microfono, come te la fa la domanda? Perché Paolo Cuccaro è sempre ironico. Volevo sapere... Girati. Se dovessi trovare una difficoltà molto grande, cosa faresti? Difficoltà in che senso? A livello, diciamo, di proposte indecenti. Ah. Se qualcuno ti fa una proposta indecente, tu che fai? Prendi la... insomma... Qualcuno dice... Io... Sì. Io... Ho trovato in questo mondo, sai, c'è la persona pulita, la pulcina sporca, si trova ovunque, anche in un negozio alimentare. E sì, io prendo subito distanza, sono una persona molto pulita. E il mondo di spettacolo lo amo tantissimo, cerco di farlo sempre pulito. Quando cerco proposte, come hai chiesto tu, tipo la TV, so che è un mondo molto sporco, e io preferisco di essere me stessa e di stare qui in Campania, perché sono anche tifosa del Napoli, quindi amo stare qui e mi accontento, apprezzo poche cose belle, amo di quello che ho. Altrimenti manda il ragazzo che è lì pronto per poter sfidare chiunque, ecco, abbia voglia di insomma di approfittarne. Grazie mille, puoi andare, ed eccola qui la terzultima concorrente, è la numero 6. Salve a tutti, mi chiamo Martina Manzanella, ho 23 anni e attualmente sto studiando all'Università Orientale arabo e spagnolo. Il mio sogno nel cassetto è la recitazione, infatti qualche anno fa facevo spettacoli teatrali con una compagnia, una era amatoriale, un'altra era professionista. E non so se c'è il presidente che ti conosce bene, perché attenzione, perché ha partecipato alla trasmissione con lei, ha fatto un mese con noi, tutto il mese di marzo. Ecco, l'orientale, arabo, spagnolo, c'è anche il cinese, ormai è una lingua che va fortissima, cosa ne pensi? Magari anche imparare un po' di cinese. Sì, infatti quando farò la laurea e quindi poi dovrò fare la magistrale ero incerta se fare una lingua orientale come il giapponese o il cinese oppure poi orientarmi di più con la Tunisia. Oh, c'è anche il nostro Massimiliano Cimmino che... Allora, hai detto spagnolo, sì. Ora presentate in spagnolo, si quieres. Oh, attenzione perché lui conosce molto bene lo spagnolo, eh? Vabbè, l'ho fatto per 8 anni, lo sto contando. Habla. Mi chiamo Martina Manzanella e studio alla Università Oriental e studio el árabe y el español. Y el español lo estudié antes al bachillerato de Matiz de Serao en mi ciudad de Pomiano d'Arco. E mo che lui che conosce lo spagnolo fa la traduzione, eh? Mi chiamo... Ah no, dove... no, di nuovo in spagnolo. Ha detto tutto perfettamente, ha sbagliato, solo una congiunzione, perfetta. Ma cosa ha detto? Ha detto che mi chiamo, non mi ricordo come ti chiami, che ha studiato arabo e spagnolo, e dove ha studiato, e sono molto contenta. Bravo anche lui allora. Bravissimo, anche lui, quindi passa il turno. Grazie alla numero 6, andiamo avanti perché sta per arrivare la penultima concorrente, la concorrente numero 7. Ho 22 anni e sono nata a Napoli. Attualmente studio scienze della nutrizione perché vorrei diventare una nutrizionista e ho tantissimi hobby come ballerina, pole dance, personal trainer, tantissime cose perché amo tantissimo lo sport e sono una persona molto socievole e niente, sono così. Ma è strano.
Domanda la facciamo, aspetta, però dico io, tu c'hai un bel viso, perché devi coprire sto viso con sti capelli che... Eh? Allora, prova ad alzare con le mani i capelli. Oh, ecco qua, facciamo vedere la giuria, il pubblico. Oh, perfetto. La giuria, girati, venga verso la giuria. Oh, e non capisco perché queste ragazze si ostinano, ecco, a lasciare questi capelli... Perché fa molto caldo e quindi si... Ah, hai capito, perfetto. Allora, ha ragione Renio, dovevi tirarti un po' sui capelli, stai meglio. La pole dance sarebbe la dance di Paolo, fammi capire. No, non è. No, volevo sapere una cosa. Tu sei napoletana, hai detto? Hai 22 anni. Allora ti metterò un voto in più se tu mi dici chi è Edoardo De Filippo e è una commedia di Edoardo. Wow, sì che è una bella domanda, attenzione. Edoardo De Filippo e poi è una commedia. Ah, è una commedia. Oddio. Oddio, non mi viene il nome. È un regista. Sì. Un regista, brava, brava. Una commedia? Edoardo. Natale in casa Cupiello. Sì. Bravissima! Ma come l'ho anche vista 5 volte. Perché, no, veramente, perché mio padre ama tantissimo questa commedia. Lui fa un po', guarda, senti un po' che cosa riesce a fare. Una partecipazione breve, breve, breve di Natale in casa Cupiello. Senti. Maronna mia bella, sta guaglione è troppo bella. E tu, ah, tu che ne pensi, Lucari? Secondo me questa ragazza è bella. È studentessa che studia. E adesso io l'anno prossimo metto pure un coppo presepe. Mi piace un presepe. Insomma, poi continua così. Grazie, giusto per... grazie Massimo. Ok, puoi andare, grazie, bravissima. L'ultima concorrente è la più piccola. È la più piccola del gruppo. Eccola qui, la numero 8. Salve a tutti, mi chiamo Passiamo Natalia. Pure la musica, prego. Salve, mi chiamo Natalia, ho 16 anni e studio l'arte e moda, perché il mio sogno è diventare una modella. E poi? È piccolissimo, hai 16 anni, guarda la mamma che ti guarda con tenerezza. Vuoi dire qualcosa? Ricordi la canzone? 16 anni, non devi piangere mai così. Un applauso a Paolo Cuccaro. Nunzio Gallo. Allora, sei piccola, però io dico che ti metterò un voto in più se tu mi dici chi è il presidente del consiglio. Non lo sai. Come non lo sai? Con questo caldo. Draghi. Come? Draghi, esatto! Hai visto? Hai visto? Bravissima, complimenti. Ma tu guarda un po', piccola sei, Ma guarda che quel Massimiliano lì sta facendo proprio il professore, sta visto? Interrogando. Avere questa completezza. Ma infatti complimenti per questa iniziativa, perché ci vuole. Ascolta, evidentemente il suo giudizio lui vuole includere anche questo. Esatto, io guardo tutto, come si muovono, come parlano, cosa dicono e se stanno qualcosa. Forse deve essere un voto serio. Se no, bocciato, certamente bocciato. Parlando di moda, uno stilista che preferisci? O una modella che preferisci? Allora, uno stilista è Gucci. E la modella non lo so, non ho preferenze. Non ha preferenze, no. Forse una preferenza c'è. Natalia Palumbo. Lei. Grazie mille, ciao, grazie. Benissimo, allora, questo è il primo step, chiaramente avremo l'ultima sfilata, tra non molto i costumi da bagno sfileranno senza... ecco, essere insomma fermate per poter parlare con loro, eccetera eccetera. Allora adesso noi abbiamo una serie di registrazioni che abbiamo effettuato nel corso di questa giornata. Vedete, si stanno tutti sciosciolando, meno male che ci sono queste cartelle che io ho consegnato, chiaramente rimarranno a loro perché non le ritirerò, per l'amor del cielo. E no, nel senso che sono diventate le mappine, no scusate, sto scherzando. Vabbè, comunque loro voteranno alla fine della sfilata del più o meno prima della fine della trasmissione, poi dirò io quando dovete votare, ok? Votare, oh, votare, oh.
Ok, ci siamo, sta ridendo la nostra veterinaria che è lì che sta aspettando magari qualche animale. Allora, dicevo, abbiamo registrato, abbiamo fatto delle registrazioni pochi istanti fa, però abbiamo un gruppo molto bello, molto, diciamo, talentuoso, che il nostro Pino Attanasio ci propone oggi. Ho fatto anche l'intervista pochi istanti fa a questi ragazzi e allora non voglio aggiungere altro. Il collegamento quindi con questa registrazione, perché stiamo per vedere i Guajira. Vediamo insieme. Con Salvatore ci guarderò, sicuramente risulta maritica, con tutti questi villananza a luce, le figlie che ste terre che sta vita, noi che parliamo troppo spesso, pure senza essere interrogati. A noi che veniamo una disgrazia, pare che non ci siamo abituati. Ho salvato l'albero chiagnana, i frutti si sono fracetati, veline fumme cielo grigio, ma la mano vostra non è arrivata, e fa paura a carna a noi, che sei deserta, ravise. Caro ogni cuore che sangue crudo, e mano sporca a fame a sé. Con Salvatore accanto serve tutta questa educazione, si può ogni scarpa se fa vecchia, e si non muore in un scarpo, e si va con cuore e nessuno t'aiuta, questo solo schiavo dopo d'ora, cada fa fesse e contenta, e poi una spina rindo cuore, con Salvatore, con Salvatore. Un salvato che ce ne va ci, rompere la speranza dell'opera buona, si può destino decidito pure, e noi non avemmo mai ragione, e popolo arabo e popolo balcanico, tempo moderno o tempo antico. Un salvato non può che pazienza, se noi ancora niente amma capito. Un Salvatore sottadava la vostra, una tozza le pane quando gara, non surse vino ro figlio vostro, e sangue chiove mezzo in mano, e si va con cuore e nessuno d'aiuto, riesce sullo schiavo ro pudore, che da fa fesse contento, e poi una spina rito cuore, un Salvatore, un Salvatore. Avem verum corpus natum, te Maria Virgine, pere passum, immolatum in cruce pro homine, cuius latus perforatum punga, fluxit et sanguine, esto nobis pregustatum, immortix examine. Erano i Guajira, ma che bel gruppo, complimenti a questi ragazzi che abbiamo seguito, spero con grande attenzione anche da parte vostra. Allora, entriamo nel vivo della nostra trasmissione, perché noi tra poco vedremo, non sono ancora pronte le ragazze, ma tra poco le vedremo appunto in costume da bagno. Io oggi ho la fortuna di avere, anzi veramente sono contento perché lui è rimasto, nonostante fosse il suo onomastico, Paolo è qui nel nostro studio. Attenzione, stiamo registrando oggi che
appunto la giornata di San Paolo, dove si festeggia San Paolo. 29 giugno. Qui, 29 esatto. giugno. Allora, tu sei nato a Capodimonte. Sì, sì, sì. Cittadino sì. Di Marano, da sì. quasi 50 anni. E, poi insomma è sposato, ha quattro figlie, mamma mia, l'unico maschio tra tanti. Ma stai facendo un stato di famiglia? No. Allora, Pino poi mi dirà quando le ragazze sono pronte. Vabbè. Allora, no, volevo solo. Vediamo se indovini, stai facendo le indovini. Volevo soltanto, siccome tra poco noi vedremo la registrazione dove c'è anche qualcosa di tuo, sì. volevo farti conoscere ancora meglio il nostro pubblico televisivo. Allora, tu sei balzato agli onori delle cronache musicali negli anni '80 con il nome di Poncio, per aver composto una canzone ispano-napoletana dedicata al grande Maradona, che tu hai conosciuto nel ritiro di Castel di Piano. Sì, nell'84 quando arrivò il Dieghito a Napoli, ebbi questa fortuna di arrivare insieme a loro ad andare a fare il ritiro a Castel del Piano. E l'abbiamo qui Maradona, lo ricordiamo sempre con affetto e simpatia, anche così. Bueno, io mi ricordo di Paolo, sicuramente teneva i capelli più ricci dei miei, sicuro. E questo mi rende felice, solo che lui non sapeva giocare, sapeva solo cantare, sicuro. Bravo Massimiliano Cimmino. Senti, c'è un brano che tu hai dedicato alla tua città, Marano. Sì, anche poi una volta che fui immigrato nella città di Marano mi venne questa ispirazione, perché il presidente Pertini, vi ricordate, venne proprio a Marano nominando questo vecchio paese città di Marano di Napoli. Allora Marano è una città e feci questa Senti, canzone. Tu hai iniziato prestissimo, i tuoi genitori dicevano che tu all'età di 3 anni amavi già cantare, e pensate, voleva che loro regalassero a Paolo proprio strumenti musicali. Avevi 3 anni. Sì, è vero, batteria, fisarmonica, tutti i giocattoli, però io li facevo comunque parlare o cantare. Senti, la tua famiglia però non ci sono tanti artisti, però ce n'è una in particolare, una violinista che tu hai conosciuto. Violinista sì. Conosciuto in Argentina? In Argentina, sì, perché lei ebbe la sua carriera perché musicale. Lei che ti ha trasmesso la, esatto, la passione. Esatto, ebbe per la sua carriera musicale, 40 anni di violinista, primo violino nell'orchestra ufficiale della televisione argentina, e quindi lei mi insegnò lo spagnolo, mi insegnò a cantare, a suonare la musica. Senti, le ragazze sono quasi pronte, un'ultima cosa. Se io ti dico Colline dei Ciliegi, cosa ti ricorda? Colline dei Ciliegi è il mio primo gruppo con il quale cominciamo ad avere i primi successi con le mie canzoni, perché poi si faceva un po' tutte cover, tutti i brani di altri gruppi, e diventammo poi un po' famosi perché la Collina dei Ciliegi era proprio rappresentata. Siamo negli anni '80, esordisci come cantante, cantautore, sì, con com'è il titolo del brano segnato qui, Napoli anni '80. Napoli anni Hai 80, fatto 100 sì. città, questo contratto con la casa discografica RCA, con la RCA, che bel colpo. Sì, sì. Fu un bel colpo, perché io con questa canzone Napoli anni '80 portavo un po' i problemi di Napoli e vincevo tutte le tappe che si facevano girando tutta Italia, fino ad arrivare alla finale. Alla finale. Un'ultima cosa, perché poi le altre cose, quelle più recenti, le diremo nell'intervista, sì, che ho fatto. La tua grande esperienza indimenticabile ai Caraibi. Stato ai Caraibi in tournée. Sono stato ai Caraibi, Cuba, Santo Domingo, Giamaica. In queste belle terre ho acquisito anche più esperienza musicale, più il piacere di scrivere in modo più allegro e più latino. Grande! Questo è Paolo Cuccaro, un applauso. Grazie. In pochi secondi. Grazie. Allora ti puoi accomodare, il nostro... Dunque Pino Attanasio, ma anche Maurizio Esposito. Vieni Maurizio Esposito, perché ogni sfilata c'è lui, perché non abbiamo mai parlato, Maurizio, di costumi. Ora lo facciamo, perché le ragazze si sono sempre esibite chiaramente con il microfono, l'abbiamo qui, si sono sempre esibite con un abbigliamento sportivo, ma oggi c'è la novità, c'è anche il costume, che poi non è una novità per me, anzi è l'elemento fondamentale.
per me nel senso come brand. Sì, questa volta le ragazze stanno con il costume, le sto guardando, è veramente bellissimi, variopinti, coloratissimi, sì. E la linea, attenzione, estate 2021 di Te Quiero Mucho. Giuria, attenzione, tu grazie, okay. Maurizio, ci vediamo dopo. Giuria, fate bene attenzione perché adesso le ragazze sfilano in costume, fate una vostra valutazione, votate sempre alla fine. Adesso senza la mia interruzione usciranno una per volta e poi vedremo, ok? La concorrente numero 1. Sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo. Di violini e guai, i tamburi annunciano un temporale. Il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero. E adesso le ragazze abbandonano e poi una per volta, prego, uscite pure ragazze, potete uscire e andiamo a vederle una per volta. Allora, la numero uno, eccola che arriva. Si chiama Martina Boccia. Numero 2, Sara Ciotola. Concorrente numero 3, Francesca Pia Barbato. Rimane il sottofondo dentro ai supermercati, la cantano soldati, i figli alcolizzati, i preti progressisti, la senti nei quartieri assolati, che rimbomba leggera. Si annidano i pensieri in palestra, tieni in piedi una festa anche di merda, ripensi alla tua vita, le cose che hai lasciato cadere nello spazio della tua indifferenza animale. Bene, andiamo avanti, sta per arrivare la concorrente numero 6, eccola, dopo Dolce Conci, è la volta di Martina Vanzanella. Se fosse un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai, i tamburi annunciano un temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Anzi, chiudiamo con la più piccola, la numero 8, Natalia Palumbo. Parole senza mistero, allegre ma non troppo,
Allora Pino, se le abbiamo tutte qui, un'uscita finale col costume da bagno per chiudere. Giuria, adesso ve le farò vedere meglio, eccole qui. Fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Bene, 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 bene. Beh, insomma, il grande successo della nostra trasmissione passa anche attraverso il paziente scrupoloso lavoro molto professionale da parte di Giuseppe Valente. Facciamo un applauso a Giuseppe Valente, straordinario, bravissimo, che ci ha accompagnato per tutto l'arco delle puntate. Giuseppe, che io chiamo sempre Giuseppe Cameraman, perché ci interessa il suo cognome Cameraman, perché è sempre lì di fronte a noi, che Toto Cameraman, sì, Toto Cameraman, nel senso che lui insieme insomma, al nostro Valente, con loro abbiamo fatto insomma Natale, Pasqua, Capodanno, insomma abbiamo trascorso una bella vita insieme. Grazie ancora una volta a Pino, poi ti ringraziamo tra poco ancora meglio, Pino Attanasio. Bene, allora carissimo, adesso noi vedremo un filmato che abbiamo registrato pochi istanti fa con i Panama, che tu porti nel cuore. È Panama, oltre ad essere bravi artisti, è un gruppo ormai, come dicevano anche gli amici, molto 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 famoso. Siamo riusciti a fare delle belle cose insieme. Abbiamo fatto un brano che sta andando fortissimo, che si chiama Riprenderà la vita, parole e musiche di Paolo Cuccaro, arrangiamenti del maestro Lorenzo De Panama. Bene, allora Giuseppe Valente è già pronto per farci vedere questa registrazione che abbiamo effettuato pochi istanti fa, possiamo dire, proprio per evitare assembramento abbiamo registrato, e allora vediamo insieme questa intervista fatta insieme a te e ai Panama, e poi vedremo il brano. Il brano, sì. Ok, andiamo a vedere insieme, andiamo. Eccoci qua, allora, sì amici carissimi, la nostra trasmissione continua anche in questa fase registrata, perché chiaramente per emergenza sanitaria, ovviamente per non fare assembramento, non possiamo stare tutti qui in questo studio di Campania Felix. Se allarghiamo l'immagine, abbiamo una graditissima sorpresa, l'avete riconosciuto? Eccolo qua, poi ve lo presenterò meglio, forse l'ho già presentato, non lo so, comunque durante la trasmissione, Paolo Cuccaro! Eccolo qua, c'hai un microfono, puoi salutare. Il microfono, buonasera, buonasera a questo meraviglioso pubblico che tu conosci molto bene. Sì, che ci ha seguito questo pubblico per 35 puntate. Mamma mia, che cosa sei riuscito a fare in queste 35 puntate? Sì, perché eravamo proprio puntati, col fucile puntati. No, ma devo dire che la trasmissione di Paolo Cuccaro ha avuto un successo davvero clamoroso, straordinario, tutta musica live, insomma momenti particolari, belli, vissuti. Ospiti particolari, importanti. Ospiti, soprattutto l'ultima puntata, ho visto Monica Sarnelli, c'era Giacomo Rizzo, Mario Maglione. Mario Maglione, il mio grande amico Mario Maglione. Allora, noi adesso presentiamo loro, perché io devo dire che sono un loro fan, perché veramente lui c'ha una voce... Sei un grande regno. No, davvero, grazie, ha grazie. Una voce straordinaria. E fan buone quelli che li seguono. Bravo, perché lui è dotato di grandi qualità artistiche, grazie. Bravissimo anche lui alle tastiere. Loro sono i Panama, giusto? I Panama, ma non vengono da Panama. No. Provincia di Panama. È Panama Casareccio, diciamo. Ecco. È nostro, sono nostrani. Allora, ringraziamo Regno che ci ha invitato nella sua trasmissione. Sì, gentilissimo come sempre. No, non potevate mancare a questo grande appuntamento con non solo la bellezza, ma quando c'è la bellezza c'è sempre la musica, non c'è niente da fare, amici telespettatori. Musica e bellezza vanno insieme, vanno proprio a braccetto, pensate un po'. Allora, la vostra carriera è davvero straordinaria, insomma, tanti anni di carriera, anni? No Paolo? Quanti siamo anni? Agli inizi. Come siete agli inizi? Insomma, si vede, si ci vede rendiamo la vostra, ancora giovani. La no, vostra no, sai che cos'è, Regno? Che per noi è sempre gioventù. Più andiamo avanti, più siamo alla ricerca di cose nuove. Non ci fermiamo mai e con loro stiamo collaborando in tantissimi progetti, sempre musicali, non di cinema, anche se lui può fare l'attore di cinema. Ah, sì. Grazie, grazie.
Vuole fare l'attore di cinema? Ci abbiamo provato. Ah, c'è proprio. Vabbè, ma non è finita. E invece ancora. Lorenzo, attore di teatro. Di teatro, sì. Wow. Ci ho provato anch'io, eh. Ci ho provato anch'io a fare l'attore di teatro. Hanno fallito. Tutte prove. Cioè, fammi capire. Hanno fallito? Provano sempre. Ecco, provano sempre. Gli esami non finiscono mai, diceva il grande Edoardo. Noi dovremo ascoltare tra non molto qualcosa, giusto? C'è una sorta di collaborazione tra voi. Sì, è cominciata qualche anno fa e dura e c'è ancora in progetto tanto lavoro musicale. Però questo qua io voglio farlo presentare a loro perché ci incontrammo e ci conoscemmo proprio per questo brano che avevano sentito da me, un mio provino, che si chiama... Riprenderà la vita. Titolo. E come puoi vedere è un nome che adesso è attuale. Riprendiamo la vita. Riprendiamola tra le mani. Questa vita. E quando è stato scritto da è vero, quando è stato scritto da Paolo Cuccaro ancora doveva essere dedicato al post pandemia, insomma, se si può parlare di post pandemia. Sì, vabbè. All'epoca era un riprendere la vita generico, poi l'ha fatto diventare specialista per la pandemia. Un brano che abbiamo registrato nel 2019, quindi due anni fa, ed è un brano che della pandemia ci dà molte soddisfazioni perché adesso sta ritornando in auge, insomma, è stato rivalutato grazie anche alle sue... trasmissioni, perché loro sono venuti già anche nella mia trasmissione a presentare questo brano che si chiama Riprenderà la vita, ma bisogna ascoltarlo perché dopo quando andrà il video, perché non lo possiamo fare live stasera, bisogna ascoltare bene le parole e le melodie che sono quelle classiche italiane. Perché è un pezzo di buon augurio. Ah, e allora? Assolutamente. E allora? Per quello che è successo è un pezzo di buon augurio. È successo. E allora? A questo punto, insomma, c'è un po' di curiosità da parte vostra, amici telespettatori. E allora che cosa succede in questo istante? Succede che noi andiamo ad ascoltare questo brano. Lo andiamo ad ascoltare perché noi questa sera, con Calcio e non solo, con le nostre ragazze che partecipano al concorso di Ragazza Copertina, vogliamo fare un augurio speciale a tutti voi. Ascoltate con attenzione, noi ci vedremo tra qualche istante. A dopo. Ridiamole un senso e ci sarà. Ridiamole forza e si riprenderà. Regalami un gesto che parla di te, amore. Regalami un fiore che parla di noi. Riaccendi il respiro che ci darà ancora quel senso profondo che è dentro di noi. La giusta razione che ci darà nel cuore la parte importante che manca di noi. E riprenderà la storia che ci ha cresciuti tempo fa. Riprenderà la vita con te. L'essenza e ci sarà di nuovo l'intesa tra noi, supererà la noia. Ci basta uno sguardo per risvegliare questo amore. Ridammi la voglia di stringerti a me. La storia
vita con te. Con questo amore che vive di noi, risveglia la voglia di averti che ho ancora, e stringimi forte le mani, ridammi un sorriso e rinascerà ancora. La voglia di averti per me, ridammi la vita, che vita è più vita con te. Che Panama, bravi. Panama, amore e fantasia. È ormai. Allora, io veramente sono contento, felicissimo di averti qui. Ti ho pregato, rimani perché tu sei hai un ruolo fondamentale. Ma tu lo sai, a me piace perché quando si fa spettacolo, quando c'è qualcosa di bello, la musica, le ragazze, mi fa veramente piacere. E lui è stato presente, Paolo, ricordiamo, nelle scorse puntate, la prima edizione, e ha sempre con noi. Quest'anno insomma, ha avuto un po' di problemi, insomma. No, problemi. No, mica noi abbiamo avuto i problemi. No, insomma, non è riuscito a raggiungerci, va bene. Allora, adesso arriviamo al momento quasi finale, il rush finale, insomma, il traguardo. È come, insomma, come se fossimo, no al Maurizio Costanzo Show, ma che ne so io, al Raffaele Carlino Show, il nostro editore, a Campania Felix, Maurizio. Ma prima di tutto buonasera, sono felice di essere qui in questo concorso molto bello. Finalmente ho visto queste ragazze, ho capito che vuol dire essere donna. Per 25 anni non ho capito perché Maria non si capisce che. Ma a parte lo scherzo, volevo dare in bocca al lupo a tutti. Vai Demo, non sei Demo, sei Paolo. Massimiliano Cimmino, si gioca dai per stemperare. Allora, mamma mia, suva il sudore davanti a voi amici telespettatori. Poi lui ha delle collaborazioni molto importanti anche con Mediaset, lo ricordiamo questo, collaborazioni importantissime anche Da poco sono fresco vincitore di un premio proprio qui in Campania Felix con Olga De Maio e Luca Lupoli nel campo di recitazione. Uno dei tanti premi. Dei vari premi, non siamo qui ad elencarli perché mi sembra il momento delle ragazze. Va bene, allora le ragazze sono pronte, le voglio tutte qui perché adesso ci divertiremo un poco, va bene? Ok ragazze, prego, vai con la musica. Arriva la musica tra qualche istante. Allora, molte di loro, amici telespettatori, non hanno dormito. Perché? Perché avevano l'incubo delle domande. Cioè, io in ogni puntata dicevo alle ragazze, ragazze vi raccomando, preparatevi. E sì, perché ci sarà anche un po' di cultura sportiva. Allora, io vorrei adesso pompieri o vigili urbani che fermino Giuseppe Valente, perché come suggeritore lui è il numero uno.
E allora non devi suggerire, perché abbiamo la giuria, attenzione, no? Perché quando facevo le domande, ragazzi, risposta 1, 2, 3, lui suggeriva, vabbè, voleva essere buono. Poi, insomma, qualche volta sbagliava anche lui con le risposte. Allora, bene. Facciamo un po' di cultura calcistica. Avete passato con noi alcune puntate, avete trascorso con noi alcune puntate della nostra trasmissione che si occupava prevalentemente di Napoli. Allora, dovete sempre con il dito rispondere, ok? Perché le altre non devono vedere. Insomma, se lo dite a voce, magari l'altra si affida alla vostra voce e quindi scopre magari la risposta esatta. Con il dito fate 1, 2 o 3, la risposta numero 1, 2 o 3, va bene? Quanti scudetti ha vinto il... silenzio ragazzi, il Napoli? 1, risposta numero 1 è 1, risposta numero 2, 2, risposta numero 3, 3. Via, alzate la mano. Alzate la mano, non guardatevi, perché può darsi che sbagliano a rispondere. Tu dici due, tutte e due. Però non dovete, insomma, vabbè, due hanno ragione, perfetto. Boh, se sbaglia una, sbaglieranno sicuramente tutte le altre. Vi faccio vedere. Risposta esatta. Quale giocatore diventato famoso con il nome di Ciro, famoso nel cuore dei tifosi? 1, Careca. 2, Mertens. 3, Cavani. Ah? No, Valente. No, Valente, abbiamo una giuria, devi, per cortesia. Valente no. Vabbè, domanda annullata. Valente, per cortesia no. Ecco, andiamo avanti. Nell'ultimo campionato il Napoli si è classificato al quarto posto, al quinto posto o al sesto posto? Senza guardare, ecco. Allora, quinto posto, allora, quarto posto è 1, quinto posto 2 e poi vediamo con Dolce. Ecco, esatto, loro, e tu hai sbagliato, mannaggia, hai visto? Ha sbagliato, esatto, si è piazzato al quinto posto. Allora, nell'ultimo campionato chi è stato il capocannoniere del Napoli? Il sudamericano Lozano, Mertens o Insigne? Allora, Insigne 1, Mertens 2, Lozano 3. Tu dici 3? 2, tu? 2, tu ti butti, esatto, Insigne! Un passo avanti chi ha indovinato, un passo avanti, perfetto, brave. Avete un passo avanti rispetto alle altre. Di quale nazione è il difensore del Napoli Koulibaly? Tanzania o Tanzania, Zaire o Senegal? Tanzania 1, Zaire 2, Senegal 3. Eh sì, 3, brave, complimenti. Un'ultima domanda. Quando è nata la società sportiva Calcio Napoli? 1919 e corrisponde a 1. Pasquale. Pasquale. 1919-1, 1925-2 o 1926-3? Vabbè, grazie Pasquale, grazie mille. Andiamo avanti. Un'ultima domanda. Il grande Diego Armando Maradona. Il 30 giugno del 1984 il Napoli acquistò dal Barcellona Diego Armando Maradona. Quanto spese il Napoli per assicurarsi l'asso argentino soprannominato il Pibe de Oro? Risposta numero 1. 20 miliardi di lire. Risposta numero 2, 15 miliardi. Risposta numero 3, 25. Buono Capasso. Scusate, io vado a controllare, furbacchioni. Tanto hanno sbagliato pure loro, non c'è problema. Allora, avete risposto? No, 15 miliardi, avete sbagliato! Ve l'avevo detto, io non dovevate guardare loro che sbagliavano nelle risposte. E adesso ragazze, facciamo i fatidici colpi di testa. Vado a prendere il pallone. Scusate, non possono mancare. Ci siamo? Allora, fate il colpo di testa e poi andate via, va bene? Vai con la musica! Alziamo la musica! Vai Martina!
Massimiliano. Allora, suggerimento sia di Peppe Cameraman che di Giuseppe Valente. 15 puntate, altre ne abbiamo fatte l'anno scorso. Raffè, un colpo di testa ci vuole. No, ci vuole, vieni. Grande! Grande! Il nostro editore che fa il suo colpo di testa, lui che ha giocato per tanti anni nel Pucciariello. Pareva mamma mia. Pascutti del Bologna, pareva. Ragazzi, scusate, sono Beppe Grillo. Voglio fare un applauso a quest'uomo. Guardate, sì. Ha sudato 7 camicie. Mia. È una cosa che incredibile. Sudore. Fategli un applauso. Grazie. Allora, intanto noi prendiamo una boccata di ossigeno, beviamo qualcosa. Perché adesso, Robino, mi suggerisce che c'è l'ultima intervista. Poi come sigla di chiusura abbiamo il filmato di Guajira, che ringraziamo ancora una volta. C'è ancora una volta Linda, la nostra cantante, che rivediamo in questo bellissimo filmato, vero? Molto bello. C'è l'intervista a Linda, scopriremo un po', ecco, la sua straordinaria carriera artistica, e canterà live in diretta qui con un chitarrista del gruppo di Guajira, giusto? E quindi ascoltate quanto è brava questa ragazza, anche bella, molto intelligente. Linda, vediamo insieme. Eccola qui, allarghiamo l'immagine, Linda Andresano, eccola. E ciao, buonasera. Ciao, a tutti. È la prima volta che ci incontriamo. Ma è guarda vero. Un po', pensavo di averla presentata a Miss Italia, invece non è mai venuta al concorso, anche se è una bella ragazza, ma soprattutto una bella voce. Sentite che cosa dicono di lei. Attraverso le sonorità del blues e del jazz, Linda Andresano canta le storie di donna senza voce, in una terra vittima spesso di grandi pregiudizi. Carica di umanità e passione, l'arte di Linda lascia un segno nel cuore di chi l'ascolta, e tra poco lascerà un segno tangibile anche nei vostri cuori. Non so se ci avete fatto caso, ma noi abbiamo iniziato la nostra trasmissione proprio con la sua sigla, ecco, che abbiamo, spero, ascoltato con grande attenzione. Allora, tu vieni definita un po' come la voce dei sogni, grazie proprio alla capacità di portare energia e pathos sul palco, è vero? Beh, io spero di sì, più che altro. E in effetti sì, vabbè, quello che mi piace fare sul palcoscenico è creare emozioni e interazioni tra me e il pubblico. Sicuramente il palcoscenico è il momento in cui io entro in relazione con la mia parte più intima e dono qualcosa di me all'esterno. Quindi se chi ha descritto, chi ha fatto questa descrizione di me l'ha percepita, probabilmente sarà così, io me lo auguro. Allora, lei, conosciamo un po' meglio, è nata a Pisa, quindi in Toscana, ha vissuto, ecco, a Salerno, e si è avvicinata allo studio del pianoforte, pensate, all'età di 10 anni. Mamma mia! E al canto proprio durante gli anni dell'infanzia. Sì, poco dopo, insomma, diciamo che è stato quasi contemporaneo. Lo studio delle arti, sì, ha sempre fatto parte della mia vita. E sì, in effetti è chiaro che poi lo studio deve accompagnare la passione, per cui ecco, da lì ho iniziato a camminare pian piano all'interno di questa grande emozione che io chiamo la musica, perché la musica è questo. Ecco, stiamo percorrendo la sua vita, la sua straordinaria carriera artistica, e siamo arrivati già all'età di 17 anni, amici telespettatori, ed è proprio qui che la nostra Linda inizia proprio ad interessarsi del jazz, o jazz come preferite, il blues, il funk, e dal 2017 ha frequentato la London College Music University of West London. Sì. Mamma mia, è una cosa molto importante. Beh, in realtà è in corso d'opera, sì. Insomma, ancora frequento la University of West London,
e chiaramente è sempre un percorso di studi che accompagna la mia passione musicale. E necessario. Continua a frequentare. Assolutamente sì, ma in realtà la cosa fondamentale che c'è anche dietro, no, gli studi teorici, c'è sempre anche poi lo studio della, certo, tecnica vocale, e colgo anche l'occasione per salutare chi mi segue, che è Francesco Ruocco. E insomma, quello che fa parte di me è studio e passione, entrambe le cose. Perché, che bello, studio e passione. Perché mi sono avvicinata al jazz? In realtà non ne ho idea, cioè è una cosa che è arrivata nella mia vita semplicemente. È un amore a prima vista. Allora, ascolta, tu hai collaborato con i più importanti musicisti jazz italiani ed internazionali, come il pianista Massimo Colombo, sì, i contrabbassisti Ferruccio Spinetti, Ivano, sì, Sabatini, trombettista Antimo Baldino, Baldino, poi i bassisti Paolo Pelella e Domenico Andria, il batterista di Tullio De Piscopo, Carlo Salentino, insomma, grandi personaggi nel mondo della musica. E beh, ho avuto l'occasione di collaborare con loro. Alcuni di questi abbiamo fatto sia delle collaborazioni studio, come nel caso di Massimo Colombo, che suona proprio il mio primo nuovo singolo, quindi del secondo album, che è My Time Is Over, per chi lo vuole ascoltare online. E altri invece hanno fatto parte dei miei concerti live, quindi ci sono entrambi gli scambi musicali. Siamo stati bravissimi, guardate, ma insomma, per lei qui dovremmo fare l'alba per poter elencare tutte le cose belle e importanti che ha fatto nel corso della sua carriera artistica. Insomma, abbiamo ripercorso un po' la sua carriera in brevissimo tempo, però non possiamo, prima di ascoltare il brano che hai registrato qui, che bello, poi ascolterete, favoloso, che insomma, c'ha una voce straordinaria sta ragazza. Dicevo, però non possiamo fare a meno, proprio per chiudere, di parlare di questo tuo lavoro discografico. Sì. Perché c'è di mezzo una miss, mi sembra di capire. Io lavoro nel mondo delle miss, giusto? Miss? I miss you. I miss you. Nulla a che vedere con le miss, però. No, però dico miss, ho sentito miss, io quando sento miss, presento Miss Italia. Ci può stare, ci diciamo, può stare. I miss you in inglese, no, vuol dire mi manchi. Ma che sta dicendo questo? ma forse si è confuso con qualche altro cantante. No, c'è una miss. È vero, di mezzo. C'era un miss di mezzo, sì, il mio primo singolo, I miss diciamo, you, registrato con... a Londra, quindi c'è il videoclip registrato a Londra. Sappiamo tutto qui, sappiamo tutto. In uscita il secondo lavoro, chiaramente che ha subito un po' una frenata dovuta alle conosciute problematiche, quindi è in corso d'opera, a breve uscirà anche il terzo singolo. Ah, quindi siamo arrivati già a tre. Sì, dal titolo Follow the Flow, e poi uscirà l'intero album, mi auguro, per la fine dell'estate. Signori, vi garantisco che è bella, che è spumeggiante, elegante, che ha grande talento. Scusate, ecco, qui c'è un po' di audio che va forte proprio, evidentemente qualcuno non era d'accordo, ma io sono d'accordissimo su quello che sto dicendo. Allora, a questo punto, beh, insomma, ascoltiamo il brano che tu hai registrato pochi istanti fa. È registrazione nella registrazione, sono tre registrazioni. La parte dedicata alle miss, alle concorrenti di Ragazza Copertina, l'intervista che stiamo facendo, e tra poco va in onda un'altra registrazione, quella di un brano che tu hai appunto eseguito proprio qui nel nostro studio. Dal, sì, titolo? L'omaggio a Pino Daniele con Chiten Omar. E noi ti ringraziamo per questo grande, straordinario omaggio a Pino Daniele. Linda, grazie di cuore. Grazie, o meglio, a te. Ci metto anche un po' di fegato, ci metto un po' di tutto. Grazie mille, Linda. Vediamo insieme. Sai, un tempo.
Amici telespettatori, siamo ormai giunti verso la parte finale, il traguardo finale della nostra trasmissione. Tra qualche istante conosceremo finalmente i risultati, conosceremo per la prima volta della storia di Campania Felix, per la prima volta nella storia della nostra trasmissione Calcio e non solo, conosceremo la vincitrice appunto di Ragazza Copertina. Ma insomma abbiamo inventato, no, questo titolo anche per, parliamoci chiaramente, pubblicizzare ancora di più la nostra trasmissione, perché attraverso i social, quando le ragazze venivano votate, bene, insomma, molte persone conoscevano che c'era una trasmissione sportiva dal titolo Calcio e non solo. Ma sicuramente è stato uno dei motivi, però devo dire che abbiamo scoperto delle ragazze meravigliose, abbiamo scoperto delle famiglie che le accompagnano, abbiamo scoperto quelle cose belle delle ragazze, ossia ragazze tranquille che studiano, che si impegnano e che vogliono raggiungere dei traguardi. E questa è una bellissima cosa. Insomma, io credo che un po' tutta l'edizione di quest'anno di Campania Felix abbia vissuto questo periodo. Infatti Paolo Cuccaro con noi è stato sempre... E lo voglio premiare! Bravo. Paolo Cuccaro! Allora, mettiamo una qualche musichetta, ragazzi? Mettiamo qualche bella musica. Questa è una sorpresa. Vabbè. Che? È per te, perché sei stato in nostra compagnia... Grazie. Ci hai accompagnato con la tua simpatia. Grazie per questo premio e per questa emozione, perché anche noi proviamo emozione, non solo le giovanissime ragazze, ma anche noi dopo tanti anni di carriera, quando riceviamo un premio fatto con il cuore come ha fatto Campania Felix e Regno De Vita, io veramente sono emozionato. Grazie, lo terrò con me fino a quando vorrà restare. Ah, ecco. Allora, ho voluto premiare, perché qui c'è scritto premio speciale 2021, il nostro fotografo ufficiale. Beh, insomma, devo dire che siamo stati bene con lui, ci siamo conosciuti grazie a questa trasmissione, ho conosciuto quindi la sua professionalità e il suo talento. Puntualmente pubblicava le foto della nostra trasmissione, ecco un valore aggiunto alla nostra trasmissione, perché con queste foto, ebbene, che viaggiavano in lungo e largo nella rete, la nostra trasmissione veniva, insomma, pubblicizzata nel modo giusto, insomma, diventava ancora più popolare. Questo grazie a Pino Attanasio, che arriva con la sua amante, la macchina fotografica. Questo è per te, ma qualcuno ci scatta la foto, che ti va bene, vabbè, non fa nulla. Magari la facciamo, eccola. Ecco qua, facciamo, ecco, vedere il premio speciale a Pino Attanasio. Io ringrazio prima di tutto te, perché sei, che ti ho conosciuto qui a Campania Felix, sei una persona eccezionale, sei veramente in gamba sia come presentatore che come showman, sì, sicuramente. Ringrazio tutta la redazione di Campania Felix, perché è altamente professionale, devo dirlo. Ringrazio tra l'altro tutti gli ospiti che abbiamo avuto, perché mi hanno dato modo di... Io normalmente fotografo in teatro. E data la pandemia, chiaramente siamo rimasti fermi tutti, e quindi ho avuto modo di incontrare un sacco di persone, un sacco di ospiti particolari. Grazie mille, Pino Attanasio. Bene, e veniamo alla parte tecnica. Io, guardate, non so nemmeno il suo cognome, io lo chiamo Pino Cameraman, Giuseppe Cameraman. Ho voluto che anche lui ricevesse questo premio, non so se viene qui, non lo so proprio, se non viene, non viene. Però Giuseppe, questo è per te, è un mio dono, un mio carissimo dono che ritirerai dopo, e un grazie, un applauso al nostro Giuseppe. Vieni qua, Pino.
portalo lì, portalo. Portalo tu al nostro, fai tu la consegna. Un applauso e un grazie a Giuseppe Cameraman. Adesso però io volevo spendere due sentite parole per alcune persone che hanno lavorato, hanno partecipato alla nostra trasmissione. Sono tre persone che arrivano, ecco, chi da Castelvolturno, chi da Mondragone. Allora, il primo è Antonio Luise. Purtroppo Antonio Luise in questo periodo non è stato bene, ha avuto il Covid e la moglie è addirittura ricoverata in ospedale, spero che stia meglio. Covid anche per le due bambine, anche lui non è che, insomma, ha avuto momenti molto facili, felici in questo periodo Antonio Luise. Io ti voglio salutare, ti voglio salutare. Facciamo un applauso ad Antonio Luise, ma con lui voglio salutare anche Pierluigi Salemme e ovviamente Benito Panetta. Grazie del vostro contributo, ancora un applauso, grazie mille. Mi associo a questo ringraziamento, perché effettivamente si sono dati da fare, sono entrati nella squadra di calcio e non solo, tutti e tre hanno dato quello che potevano dare, quindi bisogna ringraziarli. E purtroppo sta finale doveva essere fatta lì, io non l'ho voluta fare in nessun'altra location, proprio per rispetto ad Antonio e alla famiglia Luise che aveva messo a disposizione la struttura. E adesso un premio speciale per Raffaele Carlino. Oh, che piacere. Anche questo è il secondo, perché il primo l'anno scorso, questo è ancora più bello. Guarda, il microfono non può mancare, il segno di vittoria, perché insomma Campania Felix vince. Io ti ringrazio, e la cosa più bella che io ho voluto fare è portarti qua a Campania Felix, perché questo, ci conosciamo da una vita. Beh, questo progetto da quanti anni ne avevamo sempre parlato, ci siamo una volta incontrati, pensate, discute la nostra trasmissione 6-7 anni fa, ci incontrammo, volevamo fare la trasmissione, poi non si è fatto più nulla, adesso invece ce l'abbiamo fatta. Non so se l'abbiamo fatta, ma dobbiamo insistere, perché l'anno prossimo dobbiamo ripartire, certo, dalla prima giornata del Napoli, e la organizzeremo in maniera molto più tecnica, perché noi ci dobbiamo divertire, perché a casa le persone si divertono, quindi non bisogna mai privarle della nostra presenza. Approfitto per ringraziare Paolo Cuccaro e anche Davide, perché noi abbiamo un ospite strano. Allora Davide, dovete sapere che è un ospite così strano, perché lui non dice mai qualsiasi cosa, ma per esempio c'ha la sua compagna vicino che gli chiede qualsiasi cosa gli chiedete, lui, qual è la risposta, Davide? Mai. Mai? Mai. Davide, mai avuto un premio? Mai. Mai. Sei mai stato alla nostra trasmissione? Mai. Adesso no, non puoi dire mai, adesso ci sei stato, quindi non puoi dire mai. Sì. Incredibile. Bene, di nuovo, senti, grazie. Questo invece lo dai tu, lo lascio qui, poi lo verrà a ritirare, e dobbiamo collegarci, però forse non riusciamo perché abbiamo avuto dei problemi tecnici. Franco Buononato, perché lui è stato con noi per un ciclo di trasmissione e poi è ritornato, insomma, anche lui è stato particolarmente vicino alla nostra trasmissione. Allora, anche Franco ci ha sempre accompagnato, ma sono tante le persone che dobbiamo ringraziare. Veramente grazie anche a Franco Buononato, giornalista del Mattino. E adesso Maurizio Esposito. Dov'è Maurizio? Maurizio Esposito, come faccio a non premiare anche Maurizio Esposito? Un premio speciale anche per te, premio speciale 2021 a un amico che ho imparato a conoscere grazie a questa trasmissione. Beh, insomma, con Paolo ci conosciamo da un bel po' di anni, con lui anche ho presentato, l'avevi conosciuto quest'anno, Carlino, che ormai ci conoscevamo, ma ti ho conosciuto quest'anno insieme a Pino Attanasio. E guarda che bel premio, hai visto? Guarda, un bel microfono, il segno di vittoria, grazie. Questo per te. Grazie, sei gentilissimo, davvero sono emozionato, perché veramente è nata una bellissima amicizia. Grazie a tutti, grazie ai tecnici, a tutti quanti. Grazie Maurizio Esposito. Insomma, è arrivata la Befana, come si fa a non premiare Giuseppe Valente? Giuseppe Valente! Sì, non viene perché è lì con il pantaloncino, la gandottiera, quindi non riusciamo a portarlo. Vieni, allora Pino, lo faccio io da lo fai tu. Da Valletto. Di qualcosa, spendi due parole. Da Valletto, perché noi spesso non sappiamo
ovvero immaginiamo soltanto quanta fatica c'è, quanta attenzione, quanto stress può avere un regista per tenere su un programma. Diciamo la verità, gli applausi a Peppe sono tutti meritati e questo omaggio io glielo porto fino alla regia. Vai, grazie, vai. Peppe. Bravo, Peppe, puoi passare anche davanti, ecco la consegna in questo istante. E andiamo avanti perché c'è l'ultimo riconoscimento particolare che voglio fare mentre Pino Attanasio scatta la foto, proprio in tempo reale. La foto è stata scattata in tempo reale, ecco, passa avanti alla telecamera, non fa nulla, intanto arrivano i nostri giurati. Avete scritto il risultato sulla busta, perfetto. Massimiliano, ti puoi accomodare? Ecco qui. Allora, sì, tutto qui, mettila qui la busta perché poi dopo l'apriremo. Allora, Maurizio, anche per te un riconoscimento particolare. Io vieni qua, io ti ho conosciuto l'anno scorso col calcio femminile. Maurizio, il microfono. E devo dire che non solo mi ha colpito la tua professionalità, competente in materia, bravissimo, ma mi ha colpito il suo modo di essere, ragazzo semplice, veramente semplice. Io non so quanti ragazzi in giro ci sono nel mondo così semplici ed umili, dolce, tenero, talmente tenero e dolce che quando dicevamo qualcosa lui diventava tutto rosso, insomma. Allora, questo è un premio speciale per te, a Maurizio Stabile, premio speciale 2021, anche per te. Grazie, grazie mille, grazie, grazie. Non so se hai avuto altri premi, grazie, però questo è un premio speciale. No, grazie, grazie. Ecco, c'è il microfono, che tu lo usi il microfono. Esatto, segno grazie di vittoria, speriamo bene. Grazie, ok, mille, grazie. La foto l'abbiamo fatta. Allora, attenzione, attenzione perché ci siamo. Il grande momento sta per arrivare, allora faremo in questo modo. Le ragazze sono 8, magari ne mettiamo 4 da un lato. Ecco, grazie anche al nostro Pasquale Capasso, grande. Ma, dunque, sistemiamo 4 da una parte, 4 dall'altra parte, perché dobbiamo lasciare un po' di spazio anche per vedere meglio la premiazione. Eccole che arrivano, eccole qui, facciamo un applauso alle nostre ragazze. E allora, è arrivata la busta, è arrivata la busta. Quando arriva la busta arriva la suspense, vero ragazzi? Vorrei salutare ecco, gli amici della parte tecnica, li vogliamo ringraziare, la parte tecnica che ci hanno assistito, Raffaele e Carlino, ecco, li dobbiamo presentare, sono stati bravissimi, poi hanno accompagnato per tanto tempo anche il nostro Paolo Cuccaro, è vero Paolo? Io, guardate, al di là di ogni cosa siamo in finale, io vorrei ringraziare tutte queste splendide ragazze, le loro famiglie e l'impegno che hanno profuso. Per quanto riguarda Paolo, il ringraziamento è inutile, perché noi con Paolo ce ne abbiamo tre volte al giorno. Ormai c'è una collaborazione perfetta. Con Peppe Valente, con Peppe Tati, con tutti. Lo stesso nostro fotografo, che ormai dovrà diventare anche lui un collega, perché tu sei un giornalista come sì, noi. Sì, infatti. E quindi è una grande famiglia che si allarga sempre. L'obiettivo è stare bene insieme. La parte tecnica? Ma la parte tecnica ci consente veramente di fare qualcosa di particolare. Come si chiamano i ragazzi, che dimentico i nomi? I ragazzi io non me li ricordo mai. Vabbè, lo dico io, lo dico io. Bravo, allora, bravo. Sasà è la DM Service di Sasà. Facciamo un applauso alla DM con Service Giuliano, di Sasà. Con Giuliano. Allora, potete accomodarvi perché adesso arriva il fatidico momento. C'è la suspense, ragazzi? Me la mandate? Incredibile perché le ragazze, le tre ragazze che sto per chiamare, hanno un distacco di pochi punti. La terza classificata è ferma a 75 punti, la seconda classificata a 77 punti, la 78
scusate, la prima classificata a 78 punti, quindi abbiamo la terza a 75, la seconda a 77, la prima classificata a 78, pazzesco. Ognuno dei nostri giurati ha un suo metro di valutazione, un suo metro di valutazione che ovviamente noi apprezziamo chiaramente, perché ognuno ha un suo modo di esprimere un giudizio. Bene, allora, dunque, terza posizione, possiamo pure mandare l'altra musica, ragazzi, attenzione, perché con 75 voti io chiamo qui per la premiazione il nostro Maurizio Esposito per la terza classificata, che c'è la fascia, perché è la fascia preparata da Chiaro Muccio, penso che è anche giusto e doveroso che sia tu a premiare la terza classificata. Ecco qui, 75 punti per la terza classificata, attenzione, che è la concorrente con il numero e il numero, ragazzi, aspetto che la musica sale. Non è qui, ma è qui, è qui la terza classificata. E sì, perché al terzo posto con 75 voti si classifica la numero 7, Anna Ferrara. Medaglia di bronzo, la medaglia di bronzo a lei. E andiamo avanti, perché adesso andiamo a vedere la seconda posizione, la premiazione per la seconda viene chiaramente effettuata dal nostro editore, siamo ospiti di Campania Felix, prendiamo la fascia della seconda classificata, bisogna vedere, eccola, questa è la seconda, perfetto. Bene, attenzione, un solo punto di distacco tra la seconda e la prima, la seconda 77 punti, la prima classificata 78 punti. Dove si trova? Vediamo. Si trova qui. E qui non è lei, nemmeno lei, o la 1 o la 3. Si piazza al secondo posto. La 1 è Martina Boccia, la 3 invece è Francesca Pia Barbato, seconda posizione per Francesca Pia Barbato, 77. E adesso un premio per tutte le ragazze, Dolce, Dolce Conci, questo è da parte mia, ragazze, perché per me siete tutte vincitrici, non ho partecipato al giudizio, ma per me, ripeto, siete tutte vincitrici, Nunzia Rinaldi, chiaramente, poi ancora Federica Giuliano, che non c'è, doveva venire, vabbè, lasciamo stare, andiamo avanti. No, c'è Sara Ciotola, dov'è? Eccola qui, Sara, vieni.
Poi andiamo avanti per, ecco, Natalia Palumbo, dov'è? Eccola qui, sta qui, scusami. Poi ancora Martina Vanzanella, eccola, com'è, tutto a posto? Ancora qualche minuto, perché non sentiva tanto bene. Francesca Pia Barbato, oltre alla fascia c'è di più, oltre alle gambe c'è di più. Andiamo avanti con Martina Boccia, ecco qui, perfetto. Anna Ferrara. Anna Ferrara, scusami, e poi? Chiara. Chiara, ecco qua, Chiara Cernichiara, la diamo a te perché la ritira... Ok, sì sì sì, allora facciamo una cosa, sì, mettetele a terra, ecco, mettetele tutte a terra, tranne le già fasciate, perché ormai non avete più possibilità di vincere, va bene. Allora, oh, ce l'abbiamo fatta, vai con la musica perché adesso arriva il momento finale. Con l'orario ci siamo, io tra un'ora devo fare il vaccino, pensate, tra un'ora. La giuria ha deciso che al terzo posto con 75 voti c'è Anna Ferrara, al secondo posto con 77 punti c'è Francesca Pia Barbato e al primo posto con 78 voti c'è Martina Boccia! Grazie. E allora, sono andato in provincia di Frosinone a prendere questa corona. Ragazzi, avrei voluto prenderne 8 per ognuna di voi, però i concorsi sono quelli che sono e quindi una soltanto e va a lei. Sarò io a incoronarla in questo istante, reginetta della nostra trasmissione. Capisco già chi vuoi fare la dedica, chiaramente c'è la mamma lì, papà che è in cielo e scusa, ho fatto una gaffa incredibile, scusate, ce l'ha il papà, c'è il nonno, ecco, non avevo capito bene, papà mi scusa, però porta bene, porta fortuna, papà porta bene, porta fortuna, mazza quanto è bella sta corona, sei pronta? Ci siamo? Girati. E lei la vincitrice, Martina Boccia! Eccola qui! Stiamo per chiudere. Vieni, vieni, Maurizio Esposito, i premi per la gara non è finita, ragazzi! Diamo, diamo, diamo! E stiamo per chiudere, amici telespettatori! Regno di Vita sta per salutarvi, ringrazio ancora una volta Francesco Valenti alla regia, il nostro Peppe Cameraman, Pino Attanasio, grazie ai nostri amici tecnici, tutti gli ospiti, Paolo Cuccaro, il nostro Massimiliano Cimino, no questi non ci sono purtroppo, no diceva Cimino, dice, ho addocchiato i premi, dice, ma quegli altri non li ha dati, no che devono venire a ritirarli, grazie anche al nostro carissimo presidente di giuria Maurizio Stabile, tutti gli altri ospiti e abbiamo finito, finalmente. Abbiamo finito e vi diamo appuntamento all'anno prossimo. L'anno prossimo, speriamo, speriamo. Vieni qua al centro e allora alza così, col dito così. Riesci a farlo, perfetto. Erenio, posso come si dire... chiama papà? Luigi. Luigi, ti ho allungato la vita di 200 anni! Viva Luigi!
Erenio, io posso dire che finalmente c'è una vera corona che non è il coronavirus. No, veramente. No, ah. Perché è capitato, ogni volta che dicevo corona fuggivano le ragazze. Invece no. Grazie di cuore, grazie alle mamme straordinarie, bellissime, più che mai alla parte tecnica. Regno di Vita, vi saluto, vi ringrazio per la cortese attenzione, ma un grazie di cuore va alle mie carissime ragazze, amiche, amiche di viaggio, siete state straordinarie ragazzi, ho fatto di tutto per essere con voi, di allietare questo momento, però quando voi giocate a calcio, giocate a carte, c'è sempre qualcuno che vince, questo è un gioco, ok? Abbiamo giocato, mo ha vinto lei, magari voi vincete l'altra, insomma poi venite a Miss Italia, non lo so quello che succederà, va bene, perché poi mi dispiace vedere le altre che poi sono rimaste un po' seconde, ma una doveva vincere, quello è fatto, la giuria ha deciso. Brava, sono d'accordo allora loro. Erenio, ma visto che lei ha vinto la corona, ha vinto la fascia, mi porto questa a casa, grazie. Questa è di Chiara Cernichiara che la ritirerà. Ah, ce l'hai tu, questa di chi è? Non lo so di chi è, sua, sua. Ah, ecco, la volevi tu. Ciao a tutti da parte del Regno di Vita, buonanotte ciao, a tutti. Ciao, ciao. Eccoli qua, i Guajira, ho detto bene ragazzi? Guajira. Sono uno dei pochi che lo dice bene. Allora, stiamo registrando perché chiaramente non possiamo fare sembramento con tutte le ragazze, insomma, i giurati, eccetera, eccetera, quindi noi registriamo proprio questa intervista con i Guajira. Allora, Guajira, che cosa vuol dire? Ma soprattutto parliamo di questo progetto, un progetto elettroacustico che intende, ecco, diciamo, riallacciare un po' quello che è il legame molto importante tra Napoli e la world music in uno stile abbastanza contemporaneo, dando voce ad un background partenopeo, insomma, spesso, devo dire, ignorato. Allora, l'incontro tra Nino Pomidoro, che è il percussionista e produttore dell'Anima Latina, Vincenzo Di Girolamo, poliedrico chitarrista e compositore, ed Alfredo Irace, eccolo qua, cantautore, interprete passionale, ha fatto, ecco, sbocciare nei cuori di questi tre giovani artisti, artisti che sono tra l'altro napoletani, ecco, l'esigenza di rileggere un po', riscrivere le pagine della musica partenopea, partendo da quello che è stato, ecco, un po' il vostro percorso, nel corso, ovviamente sono un bisticcio di parole, nel corso della vostra carriera artistica. Cioè questo incontro è stato fondamentale. Sì, sì, le nostre radici sono belle, spesse e profonde. L'incontro è stato sicuramente di quelli in cui c'è voglia di produrre, c'è voglia di fare bene insieme e soprattutto devo dire che da quando sono entrato nella band, insomma, e soprattutto con i quattro, posso nominarti anche gli altri due, assolutamente, Gianluca Russo al basso e Johnny Dema alle tastiere, diciamo che siamo una macchina che corre, un treno che vuole macinare chilometri e chilometri, non ci fermiamo mai per far sì che arriviamo all'obiettivo finale, che è quello, ecco, di portare il nostro prodotto, che come dicevi tu prima, non devo aggiungere altro. Lo stile è molto, è confondibile, molto importante, perché sono due stili che si incrociano, che si incontrano, quello sudamericano e quello mediterraneo, che bello. Esatto, potrebbe nascere effettivamente una cosa caruccia, piace ai più finora, speriamo che possa piacere ai tanti. È proprio per questo che nasce questo vostro progetto. Esattamente. Giusto? È giusto così. È giusto così? Sì, confermi? Sì, confermi. Ecco, quindi un legame tra la Napoli, la napoletanità e la contemporaneità in un crossover. Paesi latino, che da non confondere con quelli, sì, della Macarena classica. No. C'è un posto che si chiama proprio la Guaira. Ecco, in questo, dove infatti, c'è questo uno volevo, stile musicale volevo, che si chiama Guaira e dal quale abbiamo attinto, anche perché ci sono, come dicevamo già la volta scorsa, sì, delle similitudini, sì, tra noi napoletani e quei territori, quelle zone lì. Sì, è importante anche, sono importanti anche gli arrangiamenti di Johnny Dema, pianista, sensibile, molto sensibile, qui è scritto, e poi Gianluca Russo, che abbiamo qui, che abbiamo in mente, che qui mi hanno scritto un talentuoso bassista. Vabbè, certo, l'hanno scritto loro. L'hanno quindi, scritto. I quali ecco, sono fondamentali appunto per la diciamo che l'unione di tutti e cinque fa sì che deve uscire per forza qualcosa di simpatico. Sono importanti appunto per la realizzazione dei vostri importanti progetti. Allora, volevo aggiungere un'ultima cosa. Perché Guajira? Guajira, per un motivo molto semplice, che Guajira è una penisola dell'America del Sud che si affaccia, e sembra di vederla, ecco, si affaccia proprio sul mare caraibico, esatto, e da cui proviene, ecco, il nome della band. Della band. Qui vi ha colpito in modo particolare questa penisola? Soprattutto a lui, tutto a lui, è un fatto, ecco, suo, insomma. Ti ha colpito? Sì, mi ha colpito.
non è che mi ha colpito, studiando conca, timpales, eccetera, sono riuscito, mi ha folgorato più che certo altro, quello stile e quel linguaggio. Bene, allora, dalla sauna di Campania Felix, ci vedete particolarmente bagnati, insomma, di sudore, perché veramente farà un gran caldo, qui dalla sauna di Campania Felix, noi per il momento vi salutiamo, o meglio, salutiamo loro, perché noi continuiamo con la nostra trasmissione e stiamo per vedere un brano. Esatto, il primo che vi proponiamo è un brano del maestro insavitabile Don Salvatù. Poi, nel corso della nostra trasmissione, vedremo anche un ultimo brano di James Enese, È una bella giornata. Brani registrati pochi minuti fa in questo studio. E allora, grazie ancora ai nostri Guajira che non potevano mancare a questo grande appuntamento con la nostra finale. Grazie ancora, ragazzi. Brucia le parole e te vuoi nascere. Quando un pensiero che catena si scende popolare. Quando una preghiera chi ne pena saglia fine in cielo. Quando ora anzi sto cuore tuo sta, si scioglie come un miele. Vecchia casa sente sola e trova compagnia. Quando chi si è persa in da notte e ritrova via. Quando si mescano i colori, quando si sciogliono i paura. Quando chi perde non si dispera, e stunira, sa va blu. Si rispetta né creatura, più resanta in paravisa. Quando un coppa e bocca sembra amara, sa faccia né sorrisa. Quando vecchia casa sente sola e trova compagnia. Quando chi si è persa in da notte e ritrova via. Quando si mescano i rulura, quando si sciogliono i paura. Quando chi perde non si dispera e stumira, si scende e va.